Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo tutorial vi mostro come realizzare questi orecchini all'uncinetto facendoci aiutare dall'ausilio di un cerchietto di plastica. Sono molto particolari, ma allo stesso tempo molto semplici da realizzare, quindi sono alla portata sia delle esperte ma anche delle principianti. Io li ho personalizzati applicando qua questa mezza perlina adesiva, però voi li potete de decorare come volete in base alla vostra fantasia. Li potete realizzare di vari colori e quindi li potete abbinare in vari modi. Dietro ho messo un perno per il lobo, questi qua schiacciati, con la forma schiacciata. Bene, io un orecchino già l'ho realizzato, questo qua, e l'altro lo andremo a fare insieme, però prima andiamo al materiale. Allora, il materiale che vi do è per ogni singolo orecchino. Io andrò a realizzare questi orecchini con del cotone numero 5 e userò questo qua blu. Lavorerò questo cotone con un uncinetto numero 2. Poi ci occorrerà un cerchietto di plastica, questi qua che si usano solitamente anche per le tende. Questo cerchietto misura 2,5 cm di diametro. Poi ci occorrerà un perno. Questo qua dalla forma schiacciata con la chiusurina. Infatti ho messa questa qua a forma di farfalla. Dobbiamo prendere questi qua dalla forma schiacciata, dalla forma piatta, perché poi dovrà essere incollato dietro all'orecchino. Poi ci occorrerà un anellino di congiunzione di colore argento, come anche appunto il perno, colore argento. Poi ci occorrerà qualche perlina, mezza perlina adesiva. Questa però è facoltativa perché poi come li volete decorare, poi vedete voi. Poi ci occorrerà un ago da lana che ci servirà appunto per andare a nascondere i fili, in avanzo. Della colla e delle pinze da bigiotteria. Ok, questo è il materiale, possiamo andare anche al tutorial. Allora, iniziamo a lavorare il nostro orecchino dal cerchietto di plastica. Infatti, dobbiamo ricoprire tutto il cerchietto di maglie basse. Quindi, facciamo in questo modo. Facciamo passare il filo dentro al cerchietto, lo peschiamo con l'uncinetto e da sopra iniziamo a lavorare una maglia bassa, così. All'inizio sembrerà un po' difficile, poi man mano risulterà più semplice. Di nuovo, un'altra maglia bassa e ne devo lavorare in totale 40 maglie basse, quindi ne ho lavorate due. Tre. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Vedete? Questo è l'effetto della lavorazione. Ora ne devo lavorare altri 30. Magari ci portiamo avanti con il lavoro e poi, quasi verso la fine, vi faccio vedere come chiudere il primo giro. Allora, sono arrivata alla 38ª maglia, devo lavorare altri 2 e ho finito di completare il giro. Quindi 38, 39 e 40. Andiamo a chiudere il giro. Lavorando una maglia bassissima nella prima maglia bassa dell'inizio giro, quindi qua. Una maglia bassissima e chiudiamo. Ed ecco che abbiamo ricoperto tutto il cerchietto. Allora, io ho detto 40 maglie perché è il numero giusto per poter coprire la misura di questo cerchietto, cioè di 2,5 cm di diametro. Ora dobbiamo lavorare due giri a maglia bassa, quindi dobbiamo lavorare una catenella e lavorare una maglia bassa
in ogni maglia bassa sottostante. Quindi puntiamo l'uncinetto in ogni maglia sottostante, maglia bassa sottostante, lavoriamo un'altra maglia bassa in ogni maglia bassa. In questo modo. Proseguiamo a lavorare a maglia bassa, quindi per tutto il giro. Quando arriviamo a dove abbiamo fatto la catenella iniziale, chiudiamo con una maglia bassissima. Rifacciamo di nuovo una catenella e ripartiamo di nuovo con il giro di maglie basse. Poi, una volta che abbiamo terminato il secondo giro a maglie basse, che poi sarebbe in totale il terzo giro, vi faccio vedere come appunto poter fare l'ultimo giro, che sarebbe questo qua con gli archetti. Quindi portiamoci avanti, non ci dimentichiamo sempre di chiudere con una maglia bassissima e ricominciare con una catenella. Bene, ecco che ho terminato tutti e tre i giri e ho chiuso con una maglia bassissima. Allora, ricapitolando, il primo giro che abbiamo fatto di maglie basse è stato quello là che abbiamo ricoperto, che ci è servito per ricoprire il cerchietto di plastica. Poi abbiamo lavorato altri due giri a maglia bassa, chiudendo sempre con una maglia bassissima e iniziando con una catenella. Ora dobbiamo iniziare a lavorare il quarto giro. Il quarto giro dobbiamo fare degli archetti, quindi lavoriamo sempre la catenella per alzare il lavoro e oltre alla catenella lavoriamo altre 4 catenelle, quindi una, due, tre e quattro. Saltiamo la maglia bassa subito dopo e andiamo nella maglia bassa dopo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Quindi nuovo lavoriamo 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Saltiamo una maglia di base e andiamo a lavorare una maglia bassa subito in quella dopo. Vedete che si formano questi archetti. Di nuovo lavoriamo 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Saltiamo la maglia di base sotto e lavoriamo una maglia bassa subito in quella dopo. E proseguiamo a lavorare in questo modo, quindi ad archetti per tutto il giro. Magari prima un po' della fine ci vediamo e vi faccio vedere come completare il tutto. Allora, arrivati quasi alla fine del giro, dell'ultimo giro, devo lavorare i miei due ultimi archetti. Quindi lavoro 4 catenelle, una, due, tre, quattro, salto una maglia di base e lavoro una maglia bassa subito in quella dopo. Ora devo lavorare l'ultimo archetto, lavoro le 4 catenelle, una, due, tre e quattro e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella delle 4 catenelle iniziali. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima qua. E chiudo il giro. Abbiamo terminato. Ora prendiamo le nostre forbicine, tagliamo, tiriamo il filo, magari facciamo qualche altro nodino per assicurarci meglio. Ed ecco che parte dell'orecchino è terminato. Ora non ci resta altro che andare con l'ago da lana a nascondere tutte queste codine. Quindi nascondiamo le codine e poi riprendiamo l'uncinetto e il filo e andiamo a realizzare quest'altro cerchietto, il cerchietto più piccolo, questo qua che poi andremo ad incollare dietro il perno. Allora, terminato e sistemato il primo componente del nostro orecchino,
Ora dobbiamo passare a lavorare il cerchietto più piccolo. E facciamo in questo modo. Allora, realizziamo un anello magico. E in questo anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie alte, quindi andremo a fare 3 catenelle iniziali che vanno a sostituire la prima maglia alta. Una catenella già l'ho fatta, ne devo fare altre due, una e due. Quindi nell'anello vado a lavorare altre 9 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro. Scusatemi, con la telecamera davanti non è molto semplice. Quindi 5, 6, 7, 9. Con le 3 catenelle sono 10 maglie alte. Tiro la codina più piccola per stringere un po' l'anello e chiudo il tutto con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Quindi chiudo con una maglia bassissima in questo punto qua. Ed ecco che ho realizzato il mio cerchietto piccolo. Ora tiro un po' il filo, prendo le forbici e taglio. Faccio sempre un nodo per assicurare bene che si chiuda, che non si sfili. Andiamo ora a sistemare tutti questi fili. Allora, ora che tutti i componenti sono pronti, possiamo passare all'assemblaggio dell'orecchino. Allora, dobbiamo andare per prima cosa ad unire i due cerchi, i due cerchietti, il grande e il piccolo. Quindi prendiamo il nostro anello di congiunzione e aiutandoci con una pinza lo andiamo ad aprire leggermente, così. Facciamo passare il nostro cerchietto attraverso uno degli archetti qualsiasi, così. Poi prendiamo il cerchietto più piccolo e facciamo passare l'anellino attraverso una delle maglie basse, una delle catenelle qua al bordo del cerchietto. Facendoci aiutare da un'altra pinza, andiamo a richiudere leggermente il nostro anellino di congiunzione. Stringiamo un pochino e abbiamo così unito i due cerchietti. Ora prendiamo una perlina adesiva, una mezza perlina adesiva, e queste qua sono adesive, però per farle tenere meglio andiamoci a mettere anche un goccino di colla. Ora mettiamo un po' di colla e la andiamo ad incollare proprio qua al centro. Al centro del cerchietto piccolo. Stringiamo un po' affinché la colla faccia presa. Ora non ci resta altro che mettere il nostro perno. Eccolo qua. Quindi
Quindi andiamo a sporcare un po' di, con la colla la parte schiacciata del perno. Così. E lo incolliamo nella parte centrale dietro del cerchietto piccolo. Quindi qua. E stringiamo bene. In questo modo. Stringiamo un po'. Ed ecco che il nostro orecchino è terminato. Dobbiamo solo mettere la... Ah, già ci sta. La chiusura dietro e l'orecchino è terminato. Prendiamo anche l'altro. Ed ecco che abbiamo terminato un bel paio di orecchini. Molto semplici da realizzare, ma molto carini. Infatti, indossati, fanno veramente un bellissimo effetto. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata d'aiuto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!